Mondi e ben ritrovati con le anticipazioni di ciò che troverete domani nel Grigione Italiano. Questa settimana apriamo il nostro giornale con un'intervista di Serena Visentin che ha sentito il podestà Alessandro Della Vedova in merito alle vicissitudini del CTL. Sempre in prima pagina anche la festa familiare della società Cacciatori Poschiavo, nonché la bella vittoria dell'erboristeria biologica Raselli che si è aggiudicata il premio BioGrigiun 2018. Nelle pagine interne diamo invece spazio a Lara Boninchi Lopez che si è confrontata con il tema dei cervi e in particolar modo i cervi che sono scesi nelle vicinanze di San Sisto. Per la cronaca locale, un articolo a cura di Nadia Garbellini Tuena in merito al carnevale, sia il carnevale che ha avuto luogo a Poschiavo, sia quello che ha avuto luogo a Brusio. Per quanto riguarda la politica, abbiamo un'ampia pagina dedicata alle votazioni, nonché la conferma da parte del PLD I Liberari e Bregaglia di Maurizio Michel quale suo candidato per il Gran Consiglio. Per la voce del San Bernardino abbiamo purtroppo la brutta notizia che ci ha lasciato Piero Stanga, una personalità molto conosciuta anche alle nostre latitudini. Per quanto riguarda la pagina sportiva, abbiamo da evidenziare la bellissima prestazione dell'Hockey Club Poschiavo che con tutte le sue compagini ha vinto durante lo scorso fine settimana. Con questa notizia ho concluso la mia rassegna stampa, vi lascio a Michela Nava che ha intervistato Reto Cortesi per la gara di sci di fondo che avrà luogo questa domenica. A buon sabato. Siamo qui con Reto Cortesi, responsabile del settore fondo della Sportiva Palù, per presentare la gara di sci di fondo in programma questa domenica sulle piste di La Rosa. Innanzitutto grazie per essere venuto qui con Prego. noi e ti chiediamo magari di ricordare un po' il programma e dare qualche nota tecnica di questa gara, quindi tracciati, categorie. Sì, va bene. Prima di tutto voglio forse spiegare che la chiamiamo gara di fondo già da parecchi anni, però è più una festa quasi del fondo. È un po' quasi alla fine stagione, tutti i fondisti si radunano alla Rosa, specialmente con i ragazzi che hanno fatto anche il corso durante tutto l'inverno, e si fa questa gara, però è più un ritrovo, è più un po' una festa. Chiaramente la gara viene fatta, c'è il pettorale, c'è il cronometraggio, si vede anche dalle categorie che è una cosa piuttosto familiare, libera, facciamo tre giri, due giri, un giro, ognuno fa quello che se la sente. E normalmente gli adulti, gli uomini fanno i tre giri, le donne fanno un giro e poi ci sono certi che decidono di fare i due giri. Ecco, un po' una cosa aperta alla buona. E appunto parlavi di festa, c'è Sì. un buon movimento in valle di fondisti? Ma in valle c'è un movimento, sempre lo stesso gruppo, non è che abbiamo chissà quanti fondisti. Normalmente con la giornata della Rosa ci troviamo in quelli che fanno la gara più con gli spettatori, così in 50-60 persone, che è un buon numero per il nostro sodalizio. E quest'anno le condizioni delle piste, la neve c'è, anche il freddo in questi giorni, speriamo che magari non sia troppo domenica, però confermi che le condizioni sono ottimali Sì, le quest'anno come condizioni neve. quest'anno sono state sempre ottimali, escluso quei paio di giorni dove abbiamo il vento di nord, che ormai la Rosa è un po' il problema, altrimenti no, le condizioni sono ottimali, proprio un bel manto di neve, e anche per domenica, ma il fondo, anche se le previsioni non sono, la meteo non è proprio bellissima, si può fare, l'abbiamo fatta già due o tre volte con tempo non proprio bello. Chiaro, se è una bella giornata di sole è ancora Ancora meglio, sì. meglio. Ricordiamo magari gli orari, il programma Ma per chi sì, vuole allora partecipare. alle 10 parte la categoria dei ragazzi, che sono la maggior parte dei ragazzi che hanno fatto adesso il corso di fondo, e alcuni altri, e poi verso le 10:30 partono gli adulti e subito dopo c'è la premiazione, c'è un pochettino di festa, abbiamo un po' di uno piccolo spuntino, un po' di torte, vabbè, Allora noi ti così. ringraziamo per essere Prego. stato con noi e a tutti voi l'appuntamento è per domenica alla Rosa. Arrivederci. Grazie.